Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è mercoledì, io mi sono già dato una parvenza umana, mi sono un po' restaurata, un pochino come sapete, non faccio niente di chissà che. Allora, vabbè, devo andare al lavoro, ma il mercoledì, lo sapete ormai, vado più tardi. Vi volevo, perché poi mi sono dimenticata di farvi vedere nel vlog che ho girato sabato, che non ci sono più i miei fiori. Allora, vi spiego. Erano circa 2 giorni che sentivo un odore non piacevole. Mi dava molto, molto fastidio, specialmente quando ero sul divano. Un odore di... Non so spiegare come, tipo quando secondo me i fiori non si erano seccati bene, e quell'umido, non so spiegare come, mi dava fastidio. E quindi un giorno mi sono deciso, ho detto no, basta, no, proprio sto odore non mi dà, sto odore magari, sta puzza mi dà fastidio. E quindi si vede che non si erano seccati proprio bene, quindi ancora ci avevano quell'umido i gambi del fiore ed emanava un cattivo odore. Quindi ho detto no, basta, non lo sopporto proprio più. Poi lo sentivo solo io, Cristian e Francesco, ma io non sento niente. Vabbè, forse io ho il naso un po' più possente. Sento gli odori un pochino più profondi di loro, non lo so. Comunque, mi sono decisa a malincuore, ma li ho dovuti buttare via. Ho detto basta. Poi, dato che non sono riuscita a trovare dei fiori carini, perché comunque con il vaso rosa a me piacciono solo... O ci mettete dei fiori con il rosa, come quelli là che stanno lì sopra, lì questi. E se no, altri colori, sinceramente, non li so, non mi piacciono dentro a questo vaso. Dato che avevo questi fiori qua che erano del c'erano del centrotavolo che avevo io col vaso, non so se vi ricordate, però adesso ho messo questi. Tanto, dato che devo fare il centrotavolo di Natale, per adesso non mi servono, però assolutamente poi dovrò cercare dei fiori bianchi da poter mettere poi qui, oppure li metterò al centrotavola, è uguale, perché mo, cioè adesso questi qua mi piacciono qui, perché comunque prendono bene il vaso e quindi... Mi piace come stanno. Poi ripeto, se dovrò trovare, sono dei fiori da mettere lì al centro tavola. E questo è quanto di fiori, perché poi io già da sabato che non ce li ho, non so manco se si è intravisto nel video, non lo so. E niente, poi un'altra cosa, ho provato a mettere il copricielo, quelle lenzuola che avevo acquistato per il letto, per il mio letto. Però l'ho messo per 2 giorni aspettando che si asciugasse questo qua perché l'avevo lavato. Ma è scomodissimo perché si stroficcia tutto, sembra molto in disordine quando ci alziamo. A me poi cioè, non è che mi dà, non mi piace a vedere quando uno si alza e vede tutto il divano sfatto con sto lenzuolo che andava di qua, di là. E quindi manca per il copridivano, va bene. Però vabbè, l'ho rilavato, l'ho messo a posto. Cristian ha detto ogni tanto dai, possiamo anche usarli per il letto, non fa niente. E quindi lo utilizzerò, vabbè, per il letto, non fa niente. Per adesso io ho messo questo, praticamente è un plaid grande da mettere sul letto matrimoniale, però io preferisco adesso tenerlo qui sul divano perché comunque cioè, ti tiene anche caldo quando ti siedi, molto comodo e poi mi protegge il divano. Poi più là vorrei comprare un copridivano, io l'ho visto carini, questi qua che si coprono proprio giusto la seduta, lo schienale e i braccioli. Se riesco vi metto una foto, se riesco a recuperarla per farvi capire. Secondo me quello deve essere molto comodo, come quello là che io avevo comprato tanto tempo fa in un video, ve l'avevo fatto vedere, quello lì, solo che per me era piccolo e quando sono tornata da casa non c'erano più grande, quindi l'ho dovuto restituire, ho preso un'altra cosa. Quindi penso che l'avrete visto quale intendo io. E niente ragazzi, io devo ancora fare i letti, sono le 8:15, quindi c'ho te, ormai sono pronta, devo fare solo i letti e basta. Come vedete sono tutti ovviamente a prendere aria. Qui ho lasciato anche la luce accesa perché mi stavo restaurando.
E niente, cosa farvi vedere più? Ci dovevo far vedere un'altra cosa che mi aveva richiesto una ragazza. E gli ho detto che la facevo vedere in un video, ma adesso se mi viene in mente poi lo faccio vedere. Non so se... Oddio, non mi ricordo. Va bene, comunque dopo nel caso se mi viene in mente lo faccio vedere. Io adesso faccio i letti perché se no già sono passati 5 minuti che parlo e dopo è pesante. E va bene, quindi noi ci vediamo dopo. Allora ragazze, mentre facevo i letti, la mia testa comunque pensava al centro tavola che avevo acquistato da casa, quello là rosso, che era rettangolare, non è che era quadrato. Ci pensavo e dicevo però a me mi sarebbe piaciuto più tondo, perché comunque avendo il tavolo rotondo, il quadrato non ce lo vedevo bene. Allora ho pensato di tagliarlo e l'ho fatto tondo. Così vi faccio vedere, guardate, l'ho fatto tondo. No, perché non potevo. Come ve lo posso far vedere? Lo metto qui. Perché non. No, non è proprio tondo tondo, ma già più è ovale. Perché non ho voluto fare proprio della grandezza del piatto, perché sennò non si vedeva poi sotto bene. Non, meno che esce appena appena fuori. Già è più carino. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, è venuto bene. Sembra un po', diciamo, imperfetto perché comunque escono un po' i pelucchi fuori, però sinceramente molto molto meglio di prima. Già così è molto meglio e sono più soddisfatta adesso, scusate, sono molto molto più soddisfatta. E niente, adesso devo però perché ha fatto un bel po' di casino, anche sulla sedia c'è qua, un bel casino. Perché ovviamente tagliandolo tutto il pelo, diciamo, si è tagliato anche quello, ha fatto un casino. Però io ho la mia mitica scopina elettrica piccolina e vado a raccogliere tutto. Aspettate. Aggeggio preferito, comunque è comodissimo ragazze, c'è veramente molto 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 comodo. E niente ragazzi, io adesso mi metto il giacchetto e devo andare perché sono esattamente le 9 meno 5. Tanto è vicino, non è che devo arrivare chissà che dove. E va bene, noi ci aggiorniamo poi più tardi. Bacioni, ciao. Allora ragazze, vi ho fatto vedere pressappoco come faccio io la pasta e zucca. Non so se già ve l'ho fatta vedere. Vabbè, nel caso ve la faccio rivedere perché non mi ricordo. Come avete visto, vabbè, ho tagliato la zucca, in pentola c'era già l'olio, l'aglio e il peperoncino, perché noi ci mettiamo anche il peperoncino nella pasta e zucca. E poi ci ho aggiunto ovviamente la zucca. Ci ho messo l'acqua e il sale, così lascio cuocere circa un'oretta, ma anche meno di un'oretta, perché comunque la zucca si cuoce abbastanza presto, solo che a me piace cuocerla talmente tanto che deve venire proprio tipo una crema e poi dopo ci riaggiungo l'acqua per far poi cuocere la pasta. Noi come pasta usiamo questa qua, la pasta mista della Garofalo.
ed è buonissima, infatti ve la consiglio. Non tutti usano la pasta mista, non so se è una cosa nostra del sud, cioè campana, che si usa molto la pasta mista. Infatti io qua la trovo solo al Conad, neanche dove vado io il sabato non ce l'ha. Al Conad, un po' più piccolino che qui nelle mie vicinanze, lo trovo, cioè trovo questo tipo di pasta. Infatti io ne ho prese due pacchi, perché non è che posso sempre stare avanti e indietro quando mi serve andare a prendere questa pasta mista. E niente, poi come avrete visto, ho messo, non so se si riesce a vedere, io qua perché c'è la luce, ragazze. Vabbè, comunque penso che si nota, ho messo le tende pulite. Domenica ho fatto, diciamo, già una bella pulizia qui a questo ambiente qua, perché comunque, come sapete, sabato poi voglio andare a fare l'albero di Natale, quindi dovrò fare solo, diciamo, le cose che faccio la domenica, pulire normalmente, dopodiché faremo l'albero di Natale. Adesso devo un po' decidere, penso più domani voglio fare questa pulizia, casomai posso anche girare un video, tanto non devo fare chissà che. Ovviamente pulire, passare la paporella a terra, fare una bella pulizia perché poi viene l'albero. E niente, poi mi è venuto in mente che una di voi, anche se comunque gliel'avevo scritto, voleva sapere della mia scopa vapore. Adesso la prendo e ve la faccio vedere. Allora, vi ho messo qui, vi metto un pochino più lontano. La mia scopa a vapore è questa qui, si chiama la Black & Decker Steam Pop, questa qui. Io devo dire che mi trovo benissimo, perché poi questo qua si sgancia. Penso che tanto l'avrete visto nel video dove ho pulito il bagno. Aspettate, scusate, eccomi. Vedete, si sgancia. Il filo devo dire che è abbastanza lungo, quindi vi permette di lavorare abbastanza bene. Perché se era troppo corto e poteva essere anche scomodo. Invece devo dire che è comodissimo perché è lungo. Niente, poi ci sono ovviamente, come avete visto, gli accessori con il tubo, diciamo quello flessibile, e ci potete poi agganciare l'accessorio, diciamo, che vi serve. Questa qui io l'avevo pagata all'incirca, mi sembra 100 euro, e Christian da poco tempo l'ha vista. Mi sembra o all'Euronics o a Media World a 80 euro, mi sembra. Questa qui comunque ha anche altri accessori come il guanto, perché io l'ho visto, perché c'aveva gli accessori dentro, ma non era proprio completa. Però volendo comunque si possono acquistare anche separatamente. Infatti io volevo prendere il guanto e devo ancora acquistare i panni, quelli là da cambiare per lavare a terra, perché quello là che ho, secondo me prima o poi si distrugge, anche se devo dire regge molto bene ai lavaggi. Anzi, ve lo faccio vedere. Ora, guardate, cioè io questo lo lavo in lavatrice a 60 gradi, non oltre, perché comunque cioè si pulisce benissimo. Infatti qua c'è scritto 60 gradi qui, e devo dire, ragazze, comunque, cioè, torna morbidissimo, non, cioè, però ovviamente subisce molti lavaggi, perché avendo solo questo ovviamente lo devo poi lavare per poi riprendere. Devo assolutamente comprarne altri. Poi devo dire che profuma in una maniera incredibile, vabbè, perché ovviamente l'ho lavato in lavatrice. Si attacca, cioè non succede nulla. Ragazze, comunque io la amo perché è comodissima. Come avete visto, ho pulito il bagno che è una meraviglia. Non ho manco avuto bisogno di asciugare le piastrelle. Si sono asciugate, non mi hanno lasciato aloni, belle lisce. Sono veramente molto soddisfatta. Quindi top, cioè sono soldi spesi benissimo, perché vi torno a ripetere, quando noi dobbiamo fare quei lavori molto impegnativi, quando c'è un attrezzo che comunque ti agevola nel lavoro, fa comodo, c'è poco da fare. Poi io comunque, avendo le piastrelle basse, come vi ho detto, faccio molto meno fatica e faccio prima, perché comunque avendo le piastre, avevo le piastrelle alte, avevo bisogno poi dello scaletto, cioè della scala, sale, scendi, è comunque un lavorone. Ma io infatti subito, quando facemmo casa, ve l'ho anche già detto,
La prima cosa, proprio quando pensavo al bagno, mai più le piastrelle fine sopra, sicuramente proteggono meglio i muri, quello non si discute. Però io vi torno a ripetere, sono 3 anni, i muri miei sono perfetti, non hanno subito niente per adesso e quindi soddisfatta. E ve le consiglio, metà, all'altezza vostra. Oddio, siete 2 metri, non lo so. Però comunque cercate di farle un'altezza che comunque potete pulirle benissimamente senza star salire e scendere da una scala, quindi perfetto. E niente, che dire. Penso di avervi parlato abbastanza bene. Ragazze, è comodissima e anche leggera, non è una cosa pesante. Top, quindi io ve la consiglio. E niente, ragazzi, io ci vediamo dopo. Allora, ragazze, vi volevo far vedere come si è, diciamo, ristretta la zucca, diciamo così. Adesso apro e vi faccio vedere. Infatti sono già le 12:30, l'ho fatta cuocere un pochino di più perché a me mi piace proprio che viene questa crema. Ah, poi dopo ci ho aggiunto anche il prezzemolo, dopo ci mette anche il prezzemolino. Scusate un attimo che tolgo il peperoncino, che sennò poi picca troppo. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, vedete come è venuto proprio, cioè, bella ristretta così. Adesso io vado comunque a rimetterci l'acqua per poi far cuocere la pasta. Niente, vi volevo far vedere. Aspettate che c'è un altro pezzettino d'aglio. No, non è l'aglio, è la zucca, la zucca, la zucca. Vabbè, perché infatti io l'avevo tolto. E niente, vado ad aggiungerci l'acqua. Oddio, mo bagnavo la maglia. Ovviamente si deve cuocere la pasta, però a me mi piace proprio così perché viene una crema e poi dopo comunque quando poi si va a cuocere la pasta non è che si deve mettere tanta acqua, piano piano aggiungete un po', vabbè, bisogna starci un po' vicino. Allora io ce ne metto un altro pochino, aspettate perché già prima mi stavo bagnando la maglia per aprire l'acqua. Ok, ovviamente devo aspettare che torna a bollire di nuovo perché non è che si può buttare così. Va bene, così. Dopodiché ci butto la pasta e lascio cuocere. Poi dopo vi faccio vedere a cottura bella e pronta. Così vediamo Cristian che ne pensa. Là. Ciao a tutte besine, vi sono mancato? Sì. Scrivetelo nei commenti. Come va? Tutto bene? Come va? Vi do un bacione e adesso sono tornato dal Ho lavoro fatto vedere la pasta e e ci zucca. mangiamo la pasta e Dai, zucca. vedi un po', fagli sapere com'è. Vi faccio sapere com'è. Una cosa, attendo a Ha scottarti allora. preso. Cioscia. A posto. Si può fare. Sono bravo come maestro, Che Comunque, zì. vabbè. Vi do un bacione, adesso noi mangiamo. Sì, ci vediamo più tardi. Ci vediamo dopo che ci sono tante novità. Rinotto. Ullala! E così la gente in TV sa. Oh, che novità! Ci sarà! Niente, Come fa vedete. il telegiornale? Ci avete mai fatto caso che l'ultimo Sì. minuto del telegiornale dice ci vediamo dopo per le ultime Sì, notizie? Fa sì. la pubblicità, rientrano e dicono allora il telegiornale è finito, ci vediamo. Ci prende in È giro. Vabbè, mangiamo. vero, Scusate se mi sono è vero. Buon appetito! dilungato. Dilungato. Buon appetito! Thank you.
Allora, ragazze, ho finito di sistemare, che tra un po' ci prepariamo che andiamo in palestra. Mentre pulivo mi ha suonato il postino. Ragazze, mi è arrivato un altro pacchettino da parte vostra, in particolare da parte di Tiziana. Tiziana, io ti ringrazio veramente di cuore, non dovevi veramente... io rimango senza parole perché... questo affetto che mi donate è stupendo, io vi ringrazio veramente tutte quante, grazie Tiziana, non dovevi. Comunque mi ha inviato un bracciale stupendo, che è della marca Broseway, è messo in questo pacchettino, io voglio farvi anche il pacchettino perché mi piace tanto, sarà stupido ma è così, questo pacchettino qui in cartone, e il regalo è un bracciale, bellissimo, aspettate che lo giro per bene, così, guardate che carino, intorno alla mia lettera G ci sono tutti questi strassini, carinissimo, e la c'è scritto che la lettera G è intelligenza, fortuna e ambizione, cioè bellissimo proprio questa cosa, mi piace tantissimo, e anche dietro c'è scritto chi ha come iniziale del suo nome la lettera G, è una dominatrice coraggiosa ed ambiziosa, piena di progetti e sempre alla ricerca di affermazioni. Possiede un carattere impulsivo e ha la tendenza a voler pianificare la vita di tutti. È selettiva nelle amicizie, perseverante e costante nell'agire. Ha forza morale e fisica ed è in particolare fortunata. Comunque alcune cose sono vere, veramente sono vere. Cioè è bellissimo questo bracciale, stupendo. Io ti ringrazio di nuovo Tiziana, veramente ti mando un bacione grande grande e un abbraccio. Poi ovviamente dentro c'era anche questa lettera, ovviamente questa ce la teniamo per me e per te. Poi c'era, no? Perché mio figlio mi ha buttato la carta, ma io lo dovevo far vedere, è uscita una confezione di questi biscotti cereali, biscotti ai 7 cereali, io ne ho assaggiato pochissimo e sono buonissimi, cioè mio figlio come l'ha vista, oddio che buono, questi li mangio io, va bene, ho detto mangiali tu, niente Tiziana, veramente io ti ringrazio tantissimo. All'interno c'era anche questa busta molto carina, piccolina, queste qua sono comode da viaggio, da dover mettere qualcosa dentro e riporlo in valigia, molto comoda, e niente Tiziana, grazie grazie di nuovo, veramente non dovevi, grazie comunque, e niente ragazze, noi ci prepariamo che andiamo in palestra perché già sono quasi le 4, se no si fa tardi, e vi mando un bacione e noi ci vediamo. Allora ragazzi, eccomi ritornata, sono ovviamente tornata già da un po', ho fatto la doccia, poi adesso la sta facendo Francesco, così io nel frattempo preparo la cena. Allora, scusate, allora stasera carne alla pizzaiola, penso che sapete come quella col sugo, infatti sto cuocendo il pomodoro come vedete. Perché io lo faccio prima cuocere un pochino e poi dopo vado a metterci la carne. E poi vicino, come contorno, sto facendo gli spinaci, che questi qua sono buonissimi. Questi qua della Orogel, veramente ottimi, infatti ve li ho sempre consigliati. E niente ragazzi, ci mancava la pioggia, ha ricominciato a piovere, non se ne può più veramente, io non lo so quest'anno che intenzione ha. Poi vi volevo far vedere, sempre se mo non mi cade, mi è arrivata la cartolina, questa qua di Vrochet, ovviamente con il meno 30% di sconto su un prodotto a scelta, e poi come omaggio ti danno questa pochettina, e infatti voglio andare, tanto c'ho tempo fino al 31 dicembre, quindi ho voglia, però vorrei andarci ovviamente prima, perché questa qua proprio secondo me è top, per metterci tutta la mia skin care quando viaggio, così la metto separata dal make up. Poi mi piaceva anche molto come è fatta comunque la pochettina, così in oro, molto molto carina. Infatti ci sono anche delle cose ovviamente
che loro ti fanno vedere tutte queste cose natalizie molto molto carine. Adesso ve le faccio vedere. Ma come vedete, tutte queste confezioni così all'interno, dove ci sono tutti i bagnoschiuma, che ne so, la bomba, questa qua, questa si chiama bomba da bagno fiocchi di neve, che è questa qui. È molto molto carino. Poi ci sono anche, va bene, questi qua per diciamo, c'è il contorno occhi, la crema viso, quindi sono molto molto carini questi cestini che fa i brochet per Natale. Poi le confezioni sono spettacolari. E adesso vedo, volevo prendere qualcosina veramente per me, poi adesso vedo un po' quando mi troverò lì se c'è qualcosa di carino da fare, qualche pensierino prenderò. E quindi ci voglio andare a fare un giro, visto che comunque ti danno in omaggio questa pochettina, approfitto e compro qualcosina, così mi danno la pochettina. E niente, io aspetto che arriva Christian e noi ci aggiorneremo poi più tardi, ovviamente, per i saluti. Bacioni. Ragazze, la cena finalmente è pronta, bisogna solo cenare, che io ho un pochino di fame, perché i miei due uomini bellini bellini si sono appena accomodati sul divano e questa cosa non va bene perché io ho fame. Saluta Christian, forza? Che è? O papà, camadazza? Ah, beh! Faccio. Allora, com'è andata la giornata? Abbastanza bene. T'apposto. Piove? Bene, visto? Ma va, ci mancava, bella, bella. Era tanto tempo che non pioveva. Porca miseria! Vabbè, che amo. Ma scusa, no, se mio figlio non vuole essere ripreso tanto, non bisogna essere, non si deve riprendere tanto. Avete capito? Avete capito? Scemo. E va bene, niente, io vi volevo salutare insieme a Christian, anche insieme a Francesco. Lui è sempre a mezza manica, non lo so come cavolo fa. Bollenti spiriti. È giovane, giovane, è giovincello. Io se avessi un plaid me lo metterei addosso. Si sta a mezza manica. E va bene, niente, ragazze, io vi volevo salutare. Vi volevo salutare, quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un pollice in su, iscrivetevi al canale, seguiteci anche su Instagram, sempre come Chusbius. Io mi farò Amazonina, vabbè. E niente, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi qua, qua tra Christian e Francesco. No, sopra Francesco, qua. Bam. E niente, ci vediamo presto con un nuovo video. Un bacione, ciao!